Siamo qui ad Apecchio presso il Festival di Aloga Gastronomia e quindi Apecchio Città della Birra insieme al Presidente della Provincia Matteo Ricci che penso che sia ben contento di tutta questa serie di iniziative sul territorio legato alla tipicità, quindi sviluppo del turismo. Matteo. Sì, siamo in una fase di grandi difficoltà e quindi occorre resistere, ma occorrono anche buone idee. Qui, partendo dalle eccellenze territoriali delle aziende che hanno conquistato fette di mercato notevole, hanno creato un'idea, l'idea della città della birra, e hanno esteso questa idea al resto del territorio provinciale e regionale, perché negli ultimi anni è cresciuta moltissimo la produzione di birra artigianale di grande qualità, che stanno diventando un nuovo distretto produttivo della nostra regione. Per questo noi siamo a fianco di questo progetto, perché in questo caso facciamo economia e proviamo anche attraverso queste aziende a promuovere ancora di più dal punto di vista turistico il nostro territorio, perché anche questo è un asset strategico sul quale stiamo puntando. E quanto è l'impegno a livello istituzionale di sostegno poi di queste bellissime iniziative, perché è un rivolo continuo tra tipicità, turismo e enogastronomico, un atteggiamento anche di selezionare le iniziative e di dare il giusto coinvolgimento? Beh, ovviamente noi diamo maggiore sostegno a quelle attività che permettono di parlare fuori e non soltanto all'interno. È chiaro che le risorse sono pochissime da parte di tutti, però insomma è importante una grande collaborazione, come c'è su questo progetto, tra comune, provincia, regione, camere di commercio, perché ovviamente l'unione fa la forza e solo insieme possiamo provare a portare avanti progetti che possono dare tanto nei prossimi anni al nostro territorio. Benissimo, grazie. Grazie. Siamo qui con Vittoriano Solazzi, che naturalmente ha il piacere di presenziare questo bellissimo festival di richiamo nazionale. Vittoriano. Beh, direi di sì, direi davvero che è un evento straordinario questo primo festival nazionale Apecchio Città della Birra, un piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, delle Marche, ha la fortuna, la grande opportunità di essere sede di due birrifici di birra artigianale che ormai sono diventate protagoniste non soltanto in Italia ma anche all'estero. È una grande opportunità questa per far conoscere la città naturalmente di Apecchio, ma direi l'intero territorio, un territorio che peraltro ha la fortuna di offrire tanto, e quindi il veicolo della birra, la presenza di, ripeto, di due imprenditori importanti che hanno scommesso su un segmento di mercato in continua crescita, è un'opportunità per tutto il territorio, e quindi la regione non poteva non essere presente a questa prima edizione del festival, e peraltro sottolineo che è stata ideata e realizzata con grande intelligenza sia da parte dell'ente comune, della comunità montana, dell'associazione, in modo particolare il suo presidente Massimo Cardellini, e quindi era giusto che insomma la regione fosse presente, anche perché in questo momento di particolare crisi abbiamo bisogno di iniziative che, al di là delle parole, lavorano per valorizzare il nostro territorio e aiutarci tutti a superare questa crisi così difficile, complessa e purtroppo così che sta durando da così tanto tempo. Sì, certo, da una parte sarebbe importante capire nel tempo, visto che ci sono tantissime iniziative legate alla gastronomia, quanto anche le istituzioni stiano facendo selezione riguardo alla promozione territoriale e gastronomica, quindi l'attenzione, grazie anche alla tua presenza qui da parte della Regione Marche, è già sinonimo di qualità, di garanzia che poi queste iniziative possono soltanto crescere a livello territoriale. Sì, non si tratta, è molto giusto questo, non si tratta di fare delle iniziative spot o di esserci tanto per esserci, si tratta di lavorare ad un progetto che alla base del quale sta la capacità di fare sistema, e l'impegno deve essere proprio quello di fare sistema fra enti locali e imprenditori e tessuto economico, associativo della nostra realtà, perché in questo momento c'è bisogno di unità, c'è bisogno di selezionare gli eventi, di puntare sulla qualità, di non disperdere le non molte risorse pubbliche che sono a disposizione in mille rivoli, ma concentrarle su progetti di qualità, ripeto, e che possono darci una mano a sviluppare economicamente una realtà
come la nostra, che magari ammortizza meglio di altre le crisi cicliche che hanno caratterizzato questi anni, ma che per la lunghezza di questa crisi anche la nostra realtà territoriale sente il morso della crisi, e quindi fare il sistema ormai non è una scelta, è una necessità difficile. Benissimo, ringraziamo Vittoriano Solazzi, grazie. Grazie a voi.